Anna Perruzzi, quella presidente dell'associazione Proselva, il dottor Castelli, a cui lascerò subito la parola per un saluto perché è veramente di fretta, l'architetto Costantino, delegato del sindaco, il sindaco Consalzi, mi ha fatto chiamare la segreteria qualche giorno fa per dirmi che aveva degli impegni istituzionali e ha mandato l'architetto Costantino, che è un dirigente del comune di Brindisi, nonché uno dei fondatori del gruppo FAI, e il dottor Ficiuzzi, che è il presidente della sezione pasanese della Società di Storia Patria della Puglia, giusto? Allora, io intanto lascio la parola subito al dottor Castelli, che ci lascia, che è commissario della provincia di Brindisi, che ci ha fatto l'onore e il piacere di essere qui. Grazie, dottore. Io ringrazio voi dell'invito, a cui ho aderito con entusiasmo, perché ho lasciato uno spazio per venire qui con voi, perché vi posso assicurare che ho delle giornate che sono tremende, proprio tremende. Però ecco, cioè, ci tenevo molto a stare qui con voi e a portare il mio saluto, il saluto dell'amministrazione provinciale alla FAI, perché ritengo che il fondo ambiente sia un momento importantissimo. Noi, dicevo prima, parlavo prima fuori, noi viviamo in Italia. L'Italia è la culla della civiltà, ha delle coste, delle terre, dei monti spettacolose. Voi avete una terra qui bellissima. Io devo dire, facendo la mia colpa, che in Puglia ero venuto pochissime volte e sempre per lavoro, quindi toccate di fuga alla giapponese, possiamo dire, no? E adesso che è da poco che sto qui, ma ora comincerò anche a girare la provincia, io noto, vedo delle bellezze ambientali bellissime, spettacolose, che indubbiamente, cominciando proprio dagli olivi, cioè dalla cosa che Madre Natura ci ha dato e che noi dobbiamo coltivare, migliorare, curare, poi alle coste, che dobbiamo anche quelle preservare. Poi ci sono le brutture, perché io ho visto, sto vedendo anzi, che la zona industriale di Brindisi, alcune zone incluse tra quelle ad alta densità di impatto ambientale negativo, insomma, ci sono delle cose negative che dovranno essere affrontate e cercare di salvaguardare il patrimonio che abbiamo. Ecco, il fondo è proprio un'istituzione che ha questo scopo, ma che deve implementarlo. Cioè non è un momento importantissimo, ma che si deve fermare, è un momento in cui si deve arrivare a un obiettivo, e l'obiettivo deve essere un punto di ripartenza per un altro obiettivo più ambizioso, e anche in terra di Brindisi deve essere così. Ora, indipendentemente da quello che saranno la vita delle province, se esisterà, se faranno la zona vasta, più vasta, meno vasta, insomma, queste sono cose che lasciamo alla politica, no? Ma il nostro compito è proprio quello di cercare di in ogni modo di migliorare ciò che noi abbiamo, di farne un tesoro, perché questo è il nostro tesoro. Molte volte io vedo, io vengo dal Lazio, no? Quindi una terra bella, non per me, altro ci sono nato, quindi non posso dire certo che è brutta, però è devastata. È veramente in alcune zone è devastata dalle costruzioni, devastata dall'inquinamento, invece è lì che bisogna incidere facendo leva sia sulle amministrazioni pubbliche, gli enti locali, ma direi anche, e questo è un altro importante punto, sulla cultura delle persone, perché le amministrazioni pubbliche con le poche risorse che hanno, laddove vogliono ovviamente, devono cercare sicuramente di migliorarli, a tutelare, eccetera, eccetera. Ma sono le persone che poi devono gestire
avere la contezza della bellezza del proprio territorio. Perché, guardate, se le persone non hanno questa cultura si può fare di tutto, ma non riusciremo nell'intento di salvaguardare. Per cui una parte importante, e questo ovviamente dovrà essere soprattutto rivolto al PAI, alle altre associazioni, come agli enti locali, ai comuni e come anche alle province, se sopravviveranno, è di dare informazione e formazione. Informazione su quello che si ha, su quello che bisogna dare, le persone devono dare per salvaguardare il proprio territorio. E la formazione soprattutto ai bambini, ai ragazzi, perché è lì che si forma poi l'italiano del futuro. Le mie precedenti esperienze commissariali, soprattutto nei comuni, in materia di in campagna, quindi potete immaginare che cos'era, no? il momento proprio massimo della problematica dei rifiuti in campagna. E noi abbiamo fatto, era già programmata, ma abbiamo incentivato una attenta campagna di informazione da una parte per le persone, con manifesti, seminari, eccetera, e dall'altra parte di informazione dei bambini, e molto capillare. E devo dire che abbiamo ottenuto dei buoni risultati, perché nel comune dove stavo la differenziata era, siamo arrivati al 75-78%, siamo stati premiati come uno dei comuni di Cicroni. E i bambini, questo l'ho saputo dai genitori, no? Perché poi andavo nelle classi, no? Parlavo con loro, e praticamente ai genitori, quando vedevano che buttavano la cicca della sigaretta per terra oppure nel giardino, eccetera, li rimproveravano. Quindi avevamo raggiunto, perché il genitore chiaramente, insomma, si sentiva rimproverato dal figlio, non era una cosa. Abbiamo raggiunto un risultato notevole. Ovviamente dall'altra parte c'era pure la repressione, il momento di forza, perché molte persone, non c'entra il discorso di prima, la gente non deve smetterla di bere una lattina di Coca-Cola oppure una cosa e poi buttare per strada. Io lì in campagna ho visto persone che abbassano il finestrino, il sacchetto della spazzatura lanciato a distanza, questo non è modo, perché io voglio vedere se a casa tua non fai la stessa cosa, insomma. Quella è casa tua, il territorio che noi viviamo è casa nostra e la casa la dobbiamo rispettare. Quindi è questo l'obiettivo, tornando qui in terra di Brindisi, questo è l'obiettivo da un lato, quindi dare informazione sempre più importante alle persone, ciò che si fa, ciò che si vuole raggiungere, degli obiettivi che si intendono perseguire. Dare formazione, soprattutto ai giovani, nelle scuole, in parrocchia, cioè laddove i ragazzi si aggregano, su quello che si deve e non si deve fare. Dall'altra parte le amministrazioni. Le amministrazioni, viviamo un momento di profondissima crisi, soprattutto economica, no? Oggi ho letto che anche il Comune si sta accorgendo che c'è una forte crisi economico-finanziario, no? E speriamo che qualcosa si allenti, perché sicuramente in questo momento storico di pochissimi soldi si possono mettere per tutto. Se si allenta questo patto di stabilità che è fantasma, è una cosa concreta purtroppo che ci attaglia, è sicuramente una per l'ambiente, per l'ecologia, per la prevenzione e per la repressione di questi aspetti negativi ci sarà sicuramente. Perché, torno a dire, non è soltanto un impegno di un funzionario o di un funzionario del comune, di una persona, ma è l'impegno che deve essere di italiano, di un cittadino, di chi vive qui dentro. Noi abbiamo tante di quelle bellezze che dobbiamo cercare proprio di portarle fuori. L'anno scorso stavo in Austria,
e sono andato a visitare una città, Linz, che è la capitale del Tirolo. Beh, per carità, capita tutta quanta pulita, pulitissima, non c'era niente, sai, gli alberi perfetti, tutto quanto perfetto, quindi la gente tiene a dove sta. Poi ci hanno fatto fare il giro, a proposito prima parlavamo delle chiese chiuse, delle che sono qui, tutto qui. Ci hanno fatto fare il giro di due chiese, che erano due chiese del Settecento, fine Settecento. Poi c'era un castello di epoca viscontea e poi c'era una pinacoteca. Cioè, io, per carità, è bellissima. Siamo stati tre ore, la guida ci ha illustrato tutto. E questo significa valorizzare il patrimonio. Per carità, loro hanno quello, ma lo valorizzano. E noi che abbiamo? Cioè, guardate anche questa sala. E torno a dire, io a Brindisi giro poco perché sono sempre in provincia, però abbiamo tutte quelle belle chiese, io sono riuscito a vederle soltanto dall'esterno, dentro non ci sono andato. Una volta mi sono trovato di passaggio, ho visto la chiesa di San Paolo, che sta accanto alla provincia, è bellissima, ma è rovinatissima, cioè voglio dire, sì. E così le altre, penso, credo, perché non le ho viste. Questo è il discorso. Prima parlando con l'assessore, il discorso qual è? Cerchiamo di vedere, sempre detto, vediamo quello che succederà nei prossimi tempi, lancio questa idea. Di vedere se è possibile fare un circuito per la provincia di Brindisi, per stare nel nostro ambito territoriale, perché qui si hanno talmente tante cose belle che e farle apprezzare, farle conoscere, farle valorizzare, significa portarle all'attenzione della, non solo dell'Italia, ma di tutta l'Europa. Questo è il nostro, e però bisogna dire alla gente, attenzione, quando tu vai per strada non devi buttare la cinghia, non devi andare a fare adesso che c'è Pasqua e Pasquetta nei boschi o negli oliveti e buttare per te. Ci sono i cestini, ci sono i punti di raccolta, questo è il discorso. L'ambiente sì, e ovviamente il patrimonio si tutela partendo proprio dalla nostra coscienza di italiani. E quindi è questo, io richiamo forte. Si riuscirà a fare, non si riuscirà a fare, certo, non è semplice realizzarlo, perché dobbiamo rompere delle incrostazioni che ci portiamo appresso, evitare di fare come quella persona nella campagna che ha aperto il finestrino e ha buttato fuori il sacchetto della spazzatura. Vi ringrazio ancora e auguro a voi tutti presentazione, una riunione molto proficua e soprattutto che il futuro, la provincia di Brindisi, se sarà ancora provincia o varia vasta, non lo sappiamo, possa portare avanti questo discorso che fai tanto, con tanta forza e tanta rigoria di te. Grazie. Grazie dottore, io la ringrazio. Ovviamente saluto il dottor Di Bai, il signor che sono anche appena giunto, non mi permetterà di fare omaggio della tessera del FAI per il 2013, gliela consegno io in attesa del professor Poli, arrivo subito. Grazie molto, saluto, siamo molto contenti di averlo avuto. Grazie, grazie moltissimo. Adesso saluto il. E tra l'altro volevo dire, questa qui è riciclata, no? Sì, certo. In quel comune, visto che prendo lo spunto, in quel comune abbiamo fatto fare con le bottiglie di PET, di plastica, quelle della cosa,
con 20 bottiglie, un pile, una coperta di pile, che era lunga, mi pare, 4 metri, 5 metri di cosa, e siccome con 20 bottiglie, quindi pensate quante ne buttiamo, e poi che ho fatto? Siccome me l'hanno portata la società, l'ho fatta mettere in tutti i comuni, in tutti i negozi, cioè ovviamente città del comune, in modo che con una scritta che diceva: questa coperta di pile è stata fatta con 20 bottiglie, pensate quante se ne potrebbero fare con le bottiglie che si buttano per strada o man buttate, e soprattutto pensate anche al, non solo a quello che si fa in materia, ma questi pile potremmo darli alle persone che non se li possono comprare, e per cui donare addirittura. Questa è una cosa molto piacevole. Grazie ancora dottor Castelli, grazie ancora. Grazie ancora. Io la lascio. Sì, come no, certo. Penso che non lo conosca bene. Allora, dottore, le facciamo anche omaggio di una cartolina di questo luogo che abbiamo sabato domenica. Ah, ho letto. Lo faremo visitare. Sì, certo, io sabato e domenica mi reclamo la famiglia. Noi apriamo, giusto per entrare in tema, noi apriamo sabato e domenica due beni nel territorio di Fasano. Uno è il Minareto, che per la prima volta dopo circa una dozzina d'anni viene aperto, sarà accessibile, sarà possibile visitarlo dall'interno, in piccoli gruppi naturalmente, e per questo ringrazio naturalmente l'assessore al patrimonio in generale Mirabile e il sindaco per il patrocinio a questa manifestazione, e visiteremo anche una novità assoluta, nel senso che abbiamo la possibilità, grazie al dottor Triciuzzi, che Società di Storia Patria, di visitare il locale con questo affresco meraviglioso del 600 che è stato appena restaurato nel complesso dei portici delle Teresiane a Fasano. Su questo magari poi il dottor Triciuzzi ci spenderà due parole in attesa dell'inaugurazione ufficiale che avverrà venerdì sera, quindi già adesso vi invito alle ore 17 di venerdì 22 marzo al portice delle Teresiane ci sarà l'inaugurazione del locale dei portici, e il 23 e 24 sarà possibile visitarlo con delle guide all'interno nell'ambito del giardino primario del PAI. Grazie ancora, scusate che vi lascio. Io lascerei la parola velocemente all'architetto Costantino per conto del sindaco Gonzales, se si vuole dare lì o del tu, non so. Avvicinati. L'architetto Costantino è venuto per conto del sindaco Gonzales. Sì. Appunto, porto i saluti dal sindaco Gonzales, dall'intera amministrazione comunale della città di Brindisi. Purtroppo per impegni di carattere amministrativo il sindaco non è potuto intervenire. La scelta di delegare me appunto per portare i saluti ai presenti e al sindaco della città di Fasano non è stata una scelta casuale, perché come ricordava bene prima il collega Beniamino Attoma, sono stato tra quelli che circa un anno fa insieme ad altri amici ci siamo riuniti per pensare sostanzialmente di istituire una delegazione provinciale in Brindisi, atteso che era l'unica sostanzialmente che non era stata costituita nella regione Puglia, per cui abbiamo avviato questa avventura, e quindi mi sono caricato anche l'impegno, quindi oggi lo renderemo anche pubblico, quello sostanzialmente di mettere a disposizione una sede, utilizzando un bene di proprietà comunale, mettere a disposizione appunto un bene dove istituire la sede provinciale FAI Delegazione Brindisi. Abbiamo pensato con il sindaco di utilizzare un immobile di proprietà comunale già destinato ad essere il centro di educazione ambientale, tra l'altro un palazzo storico ristrutturato con fondi appunto, se non sbaglio, erano un Interreg, e quindi lì troverà sede sostanzialmente non solo appunto il FAI, ma nel frattempo sono state anche localizzate altre attività che hanno finalità comunque del recupero e comunque sono interessate al recupero dell'ambiente. Per cui rendiamo pubblica questa iniziativa, naturalmente riporto anche il compiacimento dell'amministrazione comunale per questa iniziativa
che è stata avviata qui nella città di Fasano, e ci auguriamo che la prossima, quindi l'anno prossimo, speriamo che si tenga una sede, diciamo, più istituzionale, ecco, se possiamo dire così, speriamo che sia anche Brindisi. Per cui, niente, l'impegno è ormai ufficiale, a tutti, quindi buon lavoro per questa iniziativa. Grazie, grazie anche a Costantino, tocca anche portare la tessera che il gruppo Fare Brindisi, di cui omaggerà il sindaco Gonzales. Questa te la do, anzi gliela do tra un po'. Massimo, tu allegri una facilità. Ma perché, no, ma sono sempre molto attento, però nel caso di Costantino faccio difficoltà perché abbiamo, insomma, diverse storie in comune. Allora, sindaco, vuole farci un saluto, c'è una tessera anche per lei, quindi comunque abbia fede, se l'è meritata, perché se ci vuole... Molto brevemente, perché sono reduce da un altro intervento. No, non c'è bisogno, già si sente, siamo tutti qua. Per salutare tutti i presenti, per ringraziare il FAI per questa bellissima iniziativa che coinvolge anche Fasano, per aprire il nostro minareto, fanno entrare nelle giornate di primavera, e ringrazio per la collaborazione anche a Proserva e la Società di Storia Patria qui rappresentati. Noi stiamo cercando di porre la massima attenzione all'ambiente, e per questo siamo grati proprio a FAI per questo coinvolgimento che ci fa. Saremo a disposizione per qualsiasi iniziativa ci sia da sostenere. Già la città di Fasano si è trattato di segnalare a FAI il minareto, si è dato abbastanza da fare, ci sono state numerosissime segnalazioni, quindi credo che ormai la città abbia acquisito una coscienza ambientalistica, che è quella che credo interessi un po' tutti quanti, noi amministratori, ma anche tutti i cittadini. Per cui grazie ancora per quello che fate, per quello che farete in seguito. Grazie sindaco, io le do naturalmente anche tutti i fotografi che non abbiamo, ma insomma si accontenterà della mia stretta di mano, questa è la testa, dopo questa emozione che porterò con me tutta la vita, cioè, naturalmente ringrazio il sindaco, senza battute, stavo scherzando. E allora, naturalmente ci sono, giusto un'introduzione velocissima, prometto che sarà velocissimo. Il FAI è un'istituzione, come probabilmente molti di voi sanno, un'istituzione benemerita da circa 40 anni, di tutela, è un fondo privato, una fondazione privata, si occupa di tutelare e salvaguardare il paesaggio, ma anche i monumenti italiani, spesso quelli dimenticati, o quelli, diciamo, ancora da scoprire, e ogni anno da 21 anni ha istituito, organizza le giornate di primavera del FAI, che sono un'occasione straordinaria per aprire questi beni che non sono molto noti, che sono, diciamo, poco conosciuti, aprirli alla collettività. In questa occasione, per esempio, in tutto il territorio nazionale abbiamo 700 beni aperti, che è un numero incredibile, sono 7.000 volontari che sono coinvolti da questa iniziativa, attraverso le scuole sono stati nel corso degli ultimi mesi istruiti, anche con una formula molto divertente, quasi un gioco, 21.000 studenti che sono gli aspiranti ciceroni che nei casi migliori accompagnano i visitatori a conoscere questi beni, che vengono prima istruiti sul bene. Diciamo che, come diceva Pietro Costantino, questa qua è un po' una edizione pilota per il gruppo FAI, in attesa di diventare ufficialmente delegazione, costituirci come delegazione, e l'anno prossimo sono convinto che sarà un'edizione che naturalmente riguarderà Brindisi Centro, Brindisi Città, ma anche altri comuni della provincia. Il gruppo FAI di Brindisi ha istituito e insediato dei punti FAI, che sono il presidio informativo a livello locale, si occupa di informare e comunicare sulle attività del FAI nazionale e locale. Ne abbiamo uno a Brindisi, ne abbiamo uno a Francavilla, ne abbiamo due a Fasano, uno a Ostuni, quindi diciamo siamo in via di espansione. L'obiettivo è quello di costituirci, e per questo serve naturalmente che tutti voi vi uniate al FAI per questa iniziativa. Io ringrazio naturalmente, e passo anche la parola a Maria Lucrezia, che
diciamo, il vicepresidente delle Comunità Valdite, che ci ha dato una grande mano organizzativa, e che sabato e domenica, ripeto, sabato e domenica, il minareto alla Selva di Fasano e il locale Portici con l'affresco qui a Fasano Centro saranno aperti in orari diversi. Ci sono dei piani sul tavolo. Gli orari poi naturalmente sono lì, e comunque ve li comunico più fra un po'. Vuoi fare un saluto velocissimo? Sì, velocissimo. Naturalmente porto i saluti anch'io della Presidente delle Comunità di Valle d'Itria, che è Emanuela Parmisano, e di tutti i 30 soci che fanno parte di questo ente. È un'istituzione del Comunità di Valle d'Itria, il quale ha 6 sezioni, tra cui quella di Fasano. In particolar modo noi operatrici fasanesi, io sono una volontaria, non mi piace definirmi né vicepresidente, non ha senso, ci siamo messe a disposizione tutte e ci siamo unite al FAI con tanto entusiasmo, anche perché gli obiettivi sono collimano moltissimo. Oltretutto lo slogan del FAI è "fai anche tu", e quindi l'Ecomuseo lo farà, sarà al fianco del FAI, sarà al fianco della comunità fasanese in questo caso, che ha tutto il diritto di visitare dei luoghi splendidi come il minareto e la sala affrescata dei portici e sentirseli suoi. Questo è fondamentale, lo crediamo fermamente, infatti prima c'è la conoscenza e poi la valorizzazione, quindi la tutela. L'Ecomuseo sarà al vostro fianco. Grazie. Sarà davvero un piacere partecipare con voi a questa iniziativa, che è importantissima per Fasano e anche a livello nazionale. Grazie Maria Lucrezia, volontaria, non a questo punto non vicepresidente, visto che non ti piace. Per spiegare, come dicevano. Hai ragione, hai ragione. No, giustamente faceva accenno una cosa importantissima, che è la conoscenza dei luoghi, perché naturalmente noi da quando con la ProSelva abbiamo aperto il minareto l'anno scorso con l'attività estiva della ProSelva, ci siamo resi conto che moltissime ragazzi, giovani, ma neanche troppo giovani, stiamo parlando di persone anche abbastanza adulte, che non conoscono il minareto. Ora, è evidente che se un luogo non si conosce è difficile poi in qualche modo provare una qualche desiderio, un qualche desiderio di tutela o di salvaguardia. Quindi è fondamentale portare, anche se il minareto è in condizioni, diciamo, di abbandono, perché comunque deve essere in condizioni di abbandono, abbiamo fatto dei minimi interventi per ripristinare un minimo impianto elettrico, abbiamo pulito, ci sarà un allestimento all'interno, per cui ringrazio fin da ora Gianni La Ciaramella e Giuseppe Marella di Forme e Firme, che hanno fornito tendaggi e hanno studiato un allestimento, e ci sarà anche la proiezione delle riproduzioni, perché quelle, come sapete, sono depositate presso la Pinacoteca Provinciale di Brindisi, dei quadri di Don Damaso Bianchi, pittore straordinario, e alcune foto restaurate, alcune foto d'epoca in merito in fase di edificazione. Quindi questo è anche per stuzzicarvi un po' la fantasia e raggiungerci sabato e domenica al minareto e naturalmente anche al locale dei portici. Lascio la parola al Presidente Petruzzi. Il microfono, perché ho la voce molto alta, grazie. Io sono qui innanzitutto per ringraziare il Sindaco che ci ha concesso la sede insieme al FAI, per ringraziare gli assessori presenti, i giornalisti, gli amici, le associazioni che con noi partecipano, l'Associazione Storia Patria con il dottor Trisciuzzi, l'Ecomuseo con Maria Lucrezia Colucci, ma è una sfida questa qua che noi compiamo con il minareto. L'associazione da 23 anni l'ha come logo il minareto, ne ha fatto una battaglia, il sindaco attuale ne conosce benissimo le battaglie e ce l'ha concesso incomodato proprio perché ha visto l'impegno dell'associazione. Nell'atto stesso è una sfida dell'impossibile. E noi ringraziamo anche l'architetto Beniamino Antonio, perché ne ha preso come FAI, come gruppo FAI, come impegno, anche un impegno sociale, una lotta all'impossibile, lo ripeto, speriamo di farcela.
Noi anche quest'estate abbiamo preparato un bellissimo programma per il Minareto, speriamo di farcelo con le finanze, perché non ci si può muovere più oggi non avendo le possibilità economiche. Però anche con i muretti rotti, vedremo di fare quello che è nelle nostre intenzioni. Grazie a voi, vi aspettiamo sabato e domenica, saremo a disposizione, Beniamino, tutto il gruppo dell'associazione, tutti i nostri amici, e dateci una mano se possibile, grazie. Grazie Presidente. Giusto per ricordare, nel frattempo ogni tanto faccio un intermezzo, le visite sono a contributo libero, nel senso che non c'è un biglietto d'ingresso, è ovvio che il nostro interesse è che le persone si iscrivano a FAI. I contributi possono andare da 1 a 9 euro, poi si ottengono dei semplicissimi gadget, da 9 a 38 si ottengono altri gadget, tipo la borsa che abbiamo visto, e successivamente a 39 euro ci si iscrive. Ci sono iscrizioni particolari per coppia, per i giovani, quindi comunque ci sono varie opzioni, e anche per le scuole. Io so che per esempio i portici delle Teresiane sono attese delle classi della Collodi più anche qualche classe della Pascoli. Come sapete, considerate le ristrettezze economiche del mondo scolastico, è difficile oggi pagare pulmini e assicurazioni per portare gli studenti oltre una certa distanza. Quindi comunque per il Minareto credo che dobbiamo aspettare che i genitori magari portino i ragazzi su. Quindi ai portici è prevista una grande affluenza di bambini. Io a questo punto vorrei che il dottor Tricuzzi facesse anche lui naturalmente un cenno. Io sono un po' imbarazzato perché il locale dei portici deve essere ancora inaugurato, quindi non vorrei dire nulla. Non diremo nulla. Appunto, non vorrei dire nulla che anticipi quello che succederà venerdì alle 17, ve lo ricordo. Ma forse non c'è bisogno anche per me. Venerdì sarà un bel pomeriggio perché finalmente riusciremo ad avere l'apertura di questo immobile che è in ristrutturazione, diciamo, a fresco da un po' di anni. E l'anno scorso è stato recuperato anche l'immobile in senso più stretto perché era difficilmente accessibile perché era in una situazione difficile, molto difficile. Adesso è stato reso fruibile e penso che diventerà una tappa di un percorso culturale, artistico, storico del territorio, molto importante. Noi riusciremo a creare nell'ambito della città di Pasano e del suo territorio un percorso organico, con le associazioni che sono capaci di poter realizzare tutto questo. Non per a caso, qui ci sono tre associazioni, tutti azioni di volontariato chiaramente, ma riusciremo a creare questo percorso che diventerà nel tempo un riferimento nell'arco di tutti i 12 mesi e non soltanto per qualche giorno. Perché noi penso di non dire niente di strano ai presenti almeno. Abbiamo un bel territorio, abbiamo delle cose molto belle, poco conosciute, che messe in rete, oserei dire in circolo, che mi piace più questo termine, di metterlo in circolo, noi saremo in grado di poter creare non un'affluenza impossibile, ma un'affluenza per chi ama queste cose, una chicca veramente importante, che non ha niente da invidiare ad altre realtà che magari sanno vendere meglio il proprio territorio. Noi ce l'abbiamo anche ben tutelato e ben sistemato. Basterà soltanto poche cose per poterlo rendere proprio godibile ai più. Noi ci proviamo. È evidente che in tutto questo l'amministrazione è stata per noi magna pars, perché il locale di proprietà comunale l'ha concesso, lo ha ristrutturato, lo ha restaurato prima dal fresco, poi ha ristrutturato il locale. Adesso l'ho dato in comodato gratuito all'associazione. Noi speriamo di farne buon uso per poter creare insieme agli altri, perché da soli non si riesce a fare granché. Invece insieme si può fare parecchio. Io sono convinto che queste forze saranno in grado di mettersi insieme e di dare qualcosa in più a Fasano. Grazie dottor Tricuzzi. Noi naturalmente ci stiamo avviando alla conclusione. Giusto volevo citare Alessandra Amati, che è il capogruppo del FAI, che non è potuto essere qui oggi, e naturalmente
naturalmente che l'iscrizione alla FAI offre dei vantaggi, nel senso che ci sono tutta una serie di opportunità per chi vuole visitare i beni del FAI, iscriversi, abbonarsi a riviste, eccetera. E adesso il prossimo passo, oltre alla costituzione della delegazione quindisina, che ripeto, come ha anticipato l'architetto Costantino, avrà una sede a Quindisi, ma avrà ovviamente in me e a chi vorrà darmi una mano, darci una mano, un punto di riferimento importante a Fasano per il territorio anche fasanese. Ho perso il filo naturalmente. No, dicevo che comunque avremo delle convenzioni, stipuleremo delle convenzioni con degli enti pubblici o delle istituzioni private per avere dei vantaggi anche locali rispetto alla tessera. Io naturalmente ringrazio, come già anticipato prima, fra l'altro piccola nota importante, il Minaret è stato inserito tra le chicche. Se andate sulla pagina della giornata FAI di primavera del FAI, naturalmente c'è una pagina legata alla Puglia, chicche, il Minaret è fra le chicche della Puglia, quindi questa è un'altra cosa importante. Faccio anche presente che in 21 edizioni Fasano è la prima volta che viene interessata dalle giornate di primavera del FAI, quindi io credo, sindaco, che questa sia un'occasione veramente, veramente importante per tutti noi. Ringrazio naturalmente Gianni La Ciamella, come dicevo prima, per l'allestimento, forme e firme di Giuseppe Mariella, foto video di Antonio Miletti per le fotografie restaurate, la professoressa Maria Mola per le riproduzioni per la cimessa di esposizione, le riproduzioni dei dipinti di Damaso Bianchi. Io naturalmente ringrazio di nuovo i consiglieri presenti, gli assessori presenti e anche Giuseppe Canotti via prima. Permettetemi naturalmente di ringraziare Maria Lucrezia, il dottor Ticiuzzi, il presidente della zona Peduzzi della Proserva, l'architetto Costantino e naturalmente il nostro sindaco Lello Di Paolo. Grazie.